In telecronaca diretta ho detto dopo il derby forse occorreva giocare più con la testa che con le gambe, dopo il vantaggio si è perso qualcosa, qualche certezza, non siamo riusciti un po' a spiegarcelo, ecco. No, ma non è problema del vantaggio. Oggi bisogna fare la mia colpa perché non abbiamo fatto una partita che dovevamo fare. Dobbiamo analizzare noi stessi perché dopo la prestazione di Chiedi fatta benissimo, oggi dobbiamo avere una rabbia di più del Monterotondo. Invece Monterotondo è venuto qua con tanta rabbia, ha giocato sulle seconde palle, ha vinto quasi tutti i contrasti e quando tu nel calcio perdi tutte queste cose non puoi vincere. Poi tra l'altro in questo tipo di partita eravamo riusciti anche a ribaltare, abbiamo avuto l'occasione per fare 3-1 e poi purtroppo mi dispiace per il ragazzo 2005 che ha fatto purtroppo due errori che poi ti hanno condizionato tutta la partita, però dobbiamo migliorare, dobbiamo tenere la testa bassa, andare via oggi dallo stadio con la testa bassa e farsi un esame di coscienza. Io sono il responsabile della squadra oggi, non sono contento, vado a casa veramente molto arrabbiato, sono arrabbiato molto perché una squadra che deve giocare per vincere un campionato deve cercarlo di vincere, deve avere un atteggiamento completamente diverso, quello del Monterotondo. E oggi gli ho già detto ai ragazzi, sono molto arrabbiato, per usare un altro termine, perché non ci possiamo permettere questo tipo di prestazione. Se tu non pareggi quello, poi tecnicamente le partite le puoi perdere perché puoi avere anche giocatori importanti, ma se non pareggi quello, le partite non le vinci. Mister, sono passate 3 giornate, l'Aquila col 4-3-3, l'Aquila con un cambio in corsa col 4-2-3-1. Le posso chiedere qual è il modulo che per ora la convince di più? Parte sempre con il 4-3-3, è quella la formula più giusta, più corretta? Ma Valerio, se non cambi atteggiamento mentale, se tu fai una partita come Chiedi puoi giocare 4-3-3, 5-3-2, 3-5-2 come vogliamo chiamarlo. Il problema è che se oggi fai un tipo di prestazioni di questo genere fai fatica a far giocare in qualsiasi modulo. Questa è una squadra che può giocare 4-3-3, può giocare 4-2-3-1 perché ha gli interpreti, però dopo dentro gli interpreti e dentro la situazione tattica devi metterci tante altre cose che fanno parte del calciatore. Oggi dobbiamo fare mea culpa, dobbiamo stare la testa bassa. Sono molto arrabbiato, sono molto deluso per i tifosi che ci stavano perché volevamo regalargli una vittoria. Abbiamo perso. Tu sai che io sono molto onesto negli analisi. Inutile nascondere che abbiamo fatto, magari il portiere ha fatto degli errori. 4-3-3, 4-2-3-1 sono tutte cavolate. Bisogna innanzitutto fare grandi prestazioni sotto l'aspetto mentale, quindi di tenacia, di umiltà, di seconde palle, di contrasti. Poi abbiamo le qualità per vincere partite perché abbiamo giocatori forti. Però se non pareggiamo queste cose facciamo fatica. Siamo alla terza giornata, forse è anche un bene che viene fuori queste cose perché poi bisogna lavorare su questa cosa e cercare di raddrizzarli il prima possibile. Le prossime 2 trasferte tostissime, la prima soprattutto con un campo basso che non si ferma e poi si va a lottare con la Vigor a Senigallia. Ecco, questa sarà la settimana decisiva, almeno sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto della tigna, della rabbia agonistica, quella sportiva, quella sana. Ma sicuramente troveremo una squadra che lotterà per vincere il campionato e quindi già questa settimana ti alza l'asticella. Andiamo a giocare sul campo loro e quindi sarà difficile anche per questo. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per preparare la partita mentalmente e ritornare a essere. Ma io mi basta anche quello di Chieti perché Chieti abbiamo fatto una partita importante e quindi ci prepareremo la settimana. Ho detto ai ragazzi che bisogna cambiare registro, bisogna tornare a fare allenamento con grande umiltà, con grande determinazione e poi vediamo che verranno i risultati. Mister, inizialmente Vanegas non era in formazione, poi è tornato dentro, se l'è sentita, diciamo così, se è soddisfatto della sua prova in generale, cosa è mancato non solo a Vanegas, ma ai ragazzi in generale, questa volta sotto l'aspetto tecnico. A Banegas era in formazione, forse c'era stato un errore Ah, ecco, per era Banegas distinta. era in formazione, che è stato l'ultimo secondo. Che è mancato? È mancato quello che è mancato un po' a tutti oggi, un po' di determinazione in più, un po' di cattiveria e basta. Non ci sono, oggi tecnicamente faccio fatica a parlare perché poi abbiamo incontrato una squadra, ripeto, che la dobbiamo tenere in mente perché ci hanno messo grande umiltà, grande determinazione, grande voglia di fare, hanno fatto tantissimi falli, ma è il modo loro di giocare e di portare a casa punti.
lo dobbiamo riuscire a pareggiare questa cosa, perché ne troveremo tantissime squadre che giocano in questa maniera e noi non ci possiamo permettere di fare una prestazione del genere.